Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. C'è la cronaca in primo piano, è un'importante operazione della Polizia di Stato che sta sgominando una banda dedita al traffico internazionale di cocaina ed eroina. L'operazione dal nome Eat and Joy è stata condotta dalla Polizia di Stato dopo articolate indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Trieste. Sin dalla prima mattinata di oggi in corso un'esecuzione di ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emesse dal giudice per le indagini preliminari di Trieste nei confronti di numerosi soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, nonché in Olanda, indagati a vario titolo per i delitti di associazione, importazione, trasporto e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Le perquisizioni stanno avvenendo anche in Lombardia e le indagini sono state svolte dalle squadre mobili di Trieste e Udine con il servizio centrale operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Nell'operazione sono coinvolte le squadre mobili delle questure, come detto, di Trieste e Udine, ma anche il servizio centrale operativo con il supporto della cooperazione internazionale per appunto le perquisizioni e gli arresti nei Paesi Bassi, nonché poi i colleghi delle polizie delle questure di Gorizia, Perugia, Genova, Imperia, Grosseto, Pordenone, Savona, Lucca, Vicenza e Treviso. Contestualmente sono in corso anche perquisizioni da parte delle squadre mobili delle città di Milano, Brescia e Piacenza. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12:30 in questura a Trieste e che noi seguiremo live nelle prossime edizioni del nostro notiziario. Ancora cronaca con alcuni interventi dei vigili del fuoco nella coda del maltempo che ha interessato anche ieri la destra Tagliamento. I vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti prima per un incidente, vedete le immagini a Sacile, all'incrocio tra via Canova e via dello Stadio. I pompieri e il personale sanitario hanno giunti sul posto anche con un'ambulanza da Sacile, hanno prestato le prime cure a quattro occupanti dei due veicoli. Tra le persone a bordo c'era anche una donna incinta che è stata portata precauzionalmente all'ospedale di Pordenone. Dopo aver prestato soccorso alle persone coinvolte, i vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario. Le cause sono al vaglio della Polizia Municipale di Sacile. E sul fronte maltempo, invece, dicevamo, i vigili del fuoco sono intervenuti a Spilimbergo per alcuni coppi che erano pericolanti sulla copertura di un edificio. Danni causati dalle infiltrazioni d'acqua di questi giorni. I pompieri si sono attivati con un'autogru, un'autoscala per la messa in sicurezza delle tegole pericolanti, visto che rischiavano di cadere sulla strada sottostante. Ed ora veniamo alla politica regionale. È ripreso da stamattina il dibattito in Consiglio per l'approvazione della legge cosiddetta Omnibus, la legge 93. La discussione, già attivata da ieri in aula, ha visto anche per quanto riguarda le votazioni degli articoli, l'approvazione a maggioranza degli articoli dal 32 al 46 compreso, che compongono il capo sesto del provvedimento, che riguarda norme in materia di competenza, di infrastrutture e territorio. Oggi i rimanenti tre articoli, dal 47 al 49, verranno esaminati dall'Aula subito dopo la commemorazione dell'ex consigliere regionale Bruno Longo. E tra le norme approvate c'è anche quella sulla centrale unica di committenza. Ci spiega i dettagli nell'intervista l'assessore al patrimonio Callari. Siamo, diciamo, all'epilogo di un percorso che è durato circa 2 anni, in cui abbiamo cercato di strutturare, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista amministrativo, la gestione della centrale di committenza, venendo a limitare inizialmente l'impatto negativo che aveva avuto la centrale di committenza sui territori, su territori che erano impreparati ad accogliere quello che io chiamo il nuovo mercato elettronico della pubblica amministrazione. E quindi abbiamo innanzitutto cominciato a capire bene come gestirla. E adesso la norma, molto semplice, è quella che toglie l'obbligo, dando solo la possibilità, speriamo possibilità che venga sfruttata dai territori, per aderire a questi appalti centralizzati. Che attenzione, possono, secondo me, in un ambito di spontanea adesione, diventare veramente strumento di risparmio e di maggiore qualità di erogazione dei servizi. Perché lì dove c'è l'obbligo, noi sappiamo benissimo che le aziende spesso fanno i cartelli. Dove c'è obbligo, dove non c'è libertà, la spesa non migliora e la qualità neppure.
Dove c'è invece libertà, il mercato ha delle leggi molto precise. Io do il miglior servizio al miglior prezzo e questo può diventare un valore per tutta l'amministrazione regionale e per gli enti locali. Ed è per questo che ci siamo mossi dopo aver fatto delle cose. Per esempio abbiamo già in passato istituito le soglie attraverso le quali i comuni già prima potevano aderire o no se la gara che dovevano fare era sotto un certo prezzo, un certo costo. Siamo intervenuti anche facendo in modo che la CUC potesse declinare nei territori, attraverso gli EDR, i bisogni più vicini al territorio. Abbiamo già istituito le centrali di committenza negli EDR. E adesso, diciamo all'epilogo di questo percorso, diamo la libertà, ma non smobilitiamo la CUC. La CUC è un valore che dobbiamo anzi cercare di far crescere, perché dobbiamo far crescere insieme alla centrale i nostri enti e anche le nostre aziende, che devono, volendo o non volendo, interfacciarsi con l'innovazione che porta all'utilizzo di questo strumento. E a proposito di economia, andiamo a dare uno sguardo all'apertura delle borse in Europa, perché a seguito del picco avuto dalle borse asiatiche nella nottata, anche l'Europa apre in forte calo: Francoforte meno 2,4%, Parigi meno 2,5%, Londra meno 2,3%, questo a fronte dei nuovi timori per il coronavirus. Per quanto riguarda le altre borse europee, il trend rimane costante, come detto, sulle chiusure pesanti di quelle asiatiche, sui rinnovati timori per l'epidemia che sta interessando in particolare gli Stati Uniti e l'America Latina. E a proposito dell'epidemia, stamattina è tornato a parlare anche Franco Locatelli, che è uno dei massimi rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità. Che cosa dice? La seconda ondata del Covid non sarà forte come la prima. È impossibile dire se ci sarà un probabile ritorno con i mesi freddi, ma sul vaccino lo Stato italiano c'è e i giovani non sono indenni dal contagio. Queste le parole di Locatelli. Numeri che in Friuli Venezia Giulia fortunatamente si continuano a mantenere bassissimi. Con le nostre grafiche andiamo a riepilogare la situazione dopo le ultime 24 ore. Solo due i contagi in regione, che portano il totale a 3.286, continua anche il numero di tamponi, 4.000 nell'ultima giornata, i guariti 17 in più, un solo decesso che porta il bilancio totale a 341 vittime, rimane una sola persona in terapia intensiva, 87 quelle in isolamento domiciliare. E a proposito di emergenza coronavirus, sono state tante in questo periodo le donazioni effettuate negli ospedali della nostra regione. Una in particolare è stata salutata ieri al Burlo Garofalo di Trieste, una cerimonia per raccogliere e presentare una nuova attrezzatura resa possibile grazie all'impegno del Rotary Club nell'area giuliana. Sentiamo le parole del vice governatore Riccardi. Vicepresidente Riccardi, oggi la donazione da parte del Rotary alla Criobanca del Burlo Garofalo è stata l'occasione per ringraziare la struttura per quanto fatto durante l'emergenza Covid, ma anche per ricordare il forte impegno del territorio a favore di tutto il sistema sanitario. Beh, il Burlo, al pari di tutte le altre aziende, ha fatto un lavoro straordinario. A volte questo lavoro non si vede, ma in particolare nei momenti di difficoltà dove l'occupazione della terapia intensiva rispetto alla disponibilità si alzava molto, anche il Burlo ha trasformato la propria organizzazione per consentirci 4 posti letto. Poi ha curato dei bambini, ci sono state delle storie davvero belle che forse quando riusciremo a trovare un po' di calma potremo anche raccontare, di questi bambini colpiti dal virus con i genitori, insieme con i genitori colpiti a loro volta. Il Burlo ha dato una prova anche in questa occasione estremamente importante. E l'occasione, ringraziando il Rotary di questa donazione, è stata anche quella di richiamare la nostra attenzione sul fatto che mentre tutto è cambiato, l'unica cosa che non è cambiata, anzi si è rafforzata, è stata la generosità. Generosità che oggi trova nel Rotary questa donazione importante al Burlo, e che si unisce a quel motto di straordinaria generosità che in questa regione si è presentata con milioni e milioni di euro di donazioni. Io credo che questa sia stata un'esperienza estremamente importante, del quale ovviamente dobbiamo essere orgogliosi e ringraziare il popolo di questa terra, perché anche in questa occasione si è dimostrato
pronto a sostenere con molto di solidarietà straordinario le esigenze del servizio sanitario pubblico. E rimaniamo nel territorio giuliano con il collegamento in diretta grazie alla nostra Luciana Idelfonso. Siamo pronti a raccontarvi la partenza ufficiale della stagione estiva anche nella Gemma di Porto Piccolo. Buongiorno Luciana. Guardo in camera o guardo te? Buongiorno, buongiorno a te Davide, ai nostri telespettatori. Hai detto bene, ci troviamo a Porto Piccolo, dove ad accoglierci c'è anche un raggio di sole, oltre ad Elena Piazza, responsabile marketing di Porto Piccolo, che quest'anno riparte puntando molto su smart working e distanziamento sociale anche in spiaggia. Assolutamente sì, buongiorno a tutti e benvenuti in una Porto Piccolo con un raggio di sole. Oggi ripartiamo al 100%, riapriamo oggi il beach club e anche l'hotel e come diceva giustamente Luciana, ci siamo focalizzati quest'anno su sicuramente il distanziamento sociale, che per noi è diventata parola d'obbligo, quindi anche in spiaggia abbiamo rivisto gli allestimenti del beach club e il distanziamento dei lettini, per quanto partissimo già da una situazione comunque di favore, e appunto abbiamo introdotto questa opportunità di smart working. Stiamo allestendo degli uffici vista mare che potranno essere utilizzati da chi vorrà prenotarli, sia in modalità, sono degli uffici con 4 postazioni, possono essere affittati totalmente oppure anche solo il desk, con formule di affitto mensile o anche affitto giornaliero. Elena, Porto Piccolo è anche 20, è inutile negarlo. Ci potremmo aspettare qualcosa per quest'estate? Ci stiamo lavorando, nel senso che per noi gli eventi sono il pane quotidiano durante il periodo estivo. È chiaro che quest'anno le implicazioni per fare un evento saranno sicuramente più complesse rispetto agli scorsi anni, quindi stiamo cercando di capire come poter fare comunque eventi quest'anno in totale sicurezza, ma senza andare a inficiare poi quella che è l'esperienza del cliente durante l'evento, perché ovviamente è importante che poi i nostri ospiti possano anche divertirsi e avere l'opportunità di godersi l'evento pur in piena sicurezza. È un qualcosa a cui stiamo lavorando, riusciremo a darvi qualche informazione, spero a breve, con insomma un calendario che possa essere interessante per tutti, ecco. Ed infine un'ultima domanda che nasce spontanea, visto questo giugno dal punto di vista meteo un po' pazzerello. Per chi volesse dedicarsi una giornata di benessere, le terme riaprono la spa? Allora, la spa in questo momento è aperta dal 18 di maggio, non è aperta l'area saune e piscine perché non abbiamo ancora indicazioni governative rispetto a questo, ma è aperta la bath e il beauty spa, quindi la parte dedicata ai trattamenti, all'estetica, è aperto il salone parrucchieri e a breve spero riusciremo anche a capire come riaprire la spa, l'area wet e la parte delle piscine. Però per chi vuole concedersi una coccola, un massaggio, un trattamento corpo, assolutamente la Buckle Beauty Spa è aperta e su prenotazione ovviamente, perché anche in questo caso dobbiamo garantire comunque il distanziamento sociale, ci sono tutta una serie di protocolli che sono stati applicati anche alla spa per garantire insomma la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e anche del nostro personale. E allora David, Porto Piccolo è pronto, non resta che attendere il sole e temperature un po' più miti per dare finalmente il via a questa estate 2020. A te la linea. Grazie, grazie alla nostra Luciana Idelfonso e alla sua ospite. Davvero interessante anche la proposta proprio per lavorare in smart working con vista mare. Vedremo anche, continueremo a seguire il calendario degli appuntamenti che Porto Piccolo proporrà in quest'estate. A proposito di enti che riaprono, di strutture, di un ritorno alla normalità graduale, siamo pronti ora a farci raccontare anche come l'ERPAC, l'ente regionale che si occupa di cultura, è pronto per riaccogliere i turisti negli spazi, in uno degli spazi naturalmente più suggestivi del nostro Friuli Venezia Giulia, ovvero Villa Manin. Per questo saluto e ringrazio per essere in collegamento con noi Guido Comis, uno dei rappresentanti del centro di catalogazione dell'ERPAC. Buongiorno. Buongiorno. Dicevamo dunque, anche Villa Manin, ma non solo, tutte le strutture gestite dall'ERPAC sono riuscite a riaprire i battenti. Ecco, in che modalità? Allora, intanto per quanto riguarda Villa Manin stiamo lavorando su vari fronti.
Riapriremo, cioè riapriremo in parte, rinaugureremo la stagione espositiva con una mostra dedicata a un pittore di San Giorgio di Nogaro, Angiolino, il 27 giugno, e nella stessa data stiamo lavorando per riaprire anche, inaugurare la stagione di attività estive nel parco, cioè i concerti. Gli spettacoli teatrali, il teatro di marionette, insomma, tutte le attività che insomma, sono note al pubblico di Villa Manin e ne caratterizzano l'attività. Ma oltre a questo, stiamo lavorando ad una mostra che si inaugurerà in questo caso non a Villa Manin, ma al Magazzino delle Idee, che sarà un'opportunità per vedere riunite in un'unica sede alcune delle opere delle collezioni regionali d'arte contemporanea gestite dall'ente regionale per il patrimonio culturale, cioè dall'ERPAC. Visto mentre ci stava raccontando queste novità anche il video che avete realizzato in questo periodo di lockdown, perché non vi siete fermati, avete continuato ad offrire, a raccontare le bellezze e l'arte in Friuli Venezia Giulia attraverso iniziative online, video e post sulle vostre pagine ufficiali. Dunque, un lavoro che è rimasto costante in questo periodo ed ora, appunto, come ci raccontava, siete pronti anche per riaprire fisicamente i vostri spazi. In particolare, ci raccontava poco fa anche del Magazzino delle Idee, che ricordiamo si trova a Trieste e con questa mostra, insomma, sarà pronto per accogliere i visitatori. Infatti, no, crediamo che sia una bella opportunità, non solo un segnale di apertura che ci teniamo comunque a dare perché ci sembra opportuno in questo momento dimostrare che l'ente è attivo e che è pronto ad accogliere appunto i visitatori, ma crediamo che sia non solo un segnale, ma anche veramente un'opportunità di riscoperta di alcune opere che sono di grande prestigio delle collezioni regionali, ma che, come spesso succede, vengono un po' trascurati in favore dell'attività espositiva. Questo naturalmente è comprensibile perché le novità ci piacciono, quindi ci piace poter sempre proporre cose nuove, ma è un peccato anche non avere l'occasione più spesso di appunto osservare alcuni dei capolavori che l'ERPAC conserva. E questa mi è sembrata una bellissima opportunità perché la mostra che si sta preparando al Magazzino delle Idee metterà in dialogo artisti regionali, ma che spesso hanno un'importanza internazionale, faccio un nome per tutti, Afro Basaldella, con artisti di generazioni diverse e anche di stili diversi, quindi ci sarà un dialogo molto così suggestivo fra le opere. E un aspetto non irrilevante, ma e lo cito, la mostra sarà in questo caso a ingresso gratuito, quindi sarà veramente un'occasione anche di una dimostrazione di apertura dell'ERPAC nei confronti del pubblico. In chiusura, Comis, tornando a Villa Manin, per quanto riguarda anche sappiamo, nei mesi scorsi sono stati attivati diversi cantieri anche per migliorare la fruizione degli spazi, a che punto siamo? Siamo a buon punto, i lavori procedono. Chi oggi passi davanti alla villa ha il piacere di notare che le impalcature che ne ricoprivano la facciata sono state tolte. La villa si presenta benissimo, la facciata è stata ripulita, appunto, non solo liberata, ma si possono apprezzare i frutti di tutto questo lavoro. Il parco, ben inteso, è stato riaperto, è stata la prima cosa che abbiamo cercato di riaprire, e appunto adesso è frequentabile. Quindi i lavori procedono e progressivamente nel corso dei prossimi mesi apriremo sempre più spazi. Quindi la villa, che appunto non è chiusa perché, come dicevo prima, comunque stiamo per inaugurare una mostra nella sala espositiva della Barchessa, quindi ci sono sempre degli spazi da visitare, ma nel corso dei prossimi mesi, man mano che i lavori procedono, ne apriremo sempre di più. Grazie Grazie, grazie a Guido Comis dell'ERPA, che buon lavoro. a voi. Grazie altrettanto, arrivederci.
Continuiamo a raccontare anche delle altre opportunità che offre il nostro territorio in questa stagione estiva, soprattutto attraverso i suoi spazi selvaggi, come quelli delle cascate in Val Raccolana, in comune di Chiusaforte, il comune delle cascate, così si è ridefinito Chiusaforte, che sta realizzando una proposta in linea al bisogno che tutti avremo, ovvero di immergerci nella natura selvaggia che abbiamo a portata di mano per venire stupiti. L'invito rivolto dal sindaco Fuccaro per farlo è stato dato valore al patrimonio naturalistico, valorizzando nelle caratteristiche principali, ovvero le cascate. I turisti saranno guidati tra sentieri d'acqua per ammirare paesaggi di scenari nascosti, come vedete in questo video. Le cascate sono tra le più belle del Friuli, come il Fontanon di Goriuda. Altre aspettano anche ancora di essere scoperte. Attraverso supporti cartacei ed espansioni in digitale sarà possibile conoscerle e raggiungerle con la facilità di un clic. I punti di maggiore interesse della vallata sono stati considerati in una cartografia con le indicazioni per raggiungerli, corredata da un QR code con le coordinate GPS da inserire comodamente nel navigatore della propria auto. Nel flyer predisposto è stato riservato anche uno spazio per ogni cascata, assieme ad una foto rappresentativa e la descrizione delle sue caratteristiche. A colpo d'occhio è possibile così avere una panoramica generale di quello che il comune delle cascate può offrire. Ognuno potrà servirsi degli occhi di un drone per scegliere il luogo della gita fuori porta che ha in programma. Ed ora siamo pronti per aprire la pagina sportiva, invece ci aspetta alla Dacia Arena il nostro Lorenzo Pausa per raccontarci il programma di giornata, ma non solo. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno David, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Unica seduta di giornata per i bianconeri questa mattina, che alle 11 scenderanno in campo al centro sportivo Bruseschi per una sessione tecnico-tattica. Allenamento in cui rientrerà regolarmente in gruppo Samir, che ieri aveva svolto un programma differenziato. Uno di quei tipi di programmi che fanno parte della normale preparazione, soprattutto in questo periodo di ripresa dopo un lungo stop tra le mura domestiche. Samir quindi ieri ha lavorato a parte semplicemente per smaltire un po' di tossine dopo i pesanti carichi di lavoro degli scorsi giorni, un tipo di lavoro quindi che svolgeranno a turno anche altri giocatori. Ieri c'è stata una doppia seduta, si ripeterà lo stesso copione anche domani, quindi si va ad affinare la preparazione in vista di una ripresa del campionato sempre più vicina, che vedrà i bianconeri protagonisti il 23 giugno all'Olimpico di Torino. Intanto domani sarà il giorno in cui torneremo a vedere dopo tanti mesi una partita ufficiale, ovvero la prima delle due semifinali di Coppa Italia tra Milan e Juventus allo Stadium di Torino, una partita dove in caso di parità dopo 180 minuti si riparte dall'1-1 dell'andata, non ci saranno i supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Si lavora intanto anche sul fronte dei diritti televisivi, perché c'è una parziale apertura per la possibilità di trasmettere in chiaro alcune partite delle prime giornate alla ripresa del campionato. Il ministro Spadafora, che sta lavorando da tempo in questo senso per giungere ad un provvedimento legato soltanto a questo periodo di emergenza, ha trovato il primo sì da parte di Sky e ora sta lavorando anche con la Lega in questo senso, quindi c'è questa possibilità per dare la possibilità quindi al pubblico di fruire dello spettacolo sportivo anche in periodo di porte chiuse, e poi si lavora anche verso una parziale riapertura degli stadi, ma per questo ci vorrà più tempo. Seguiremo allora l'allenamento del Udinese e vi daremo aggiornamento nel corso della prossima edizione del TG. A te David. Grazie, grazie Lorenzo, appuntamento alle 12. Per quanto riguarda invece la nostra programmazione di giornata, vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle ore 21 con una nuova puntata dell'Agenda condotta da Alberto Terasso. Protagonista sarà il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Una piccola anticipazione. Giovedì è già tempo di agenda in edizione limitata alle 21. Ci saranno l'editoriale di Anastasia Brusini, le informazioni medico-scientifiche di Mario Canciani, l'intervista portante della settimana al sindaco di Udine Pietro Fontanini. Parleremo anche di università con Paolo Fontanelli e Katia Odorico. Informazioni politico-mediche, se così si può dire, con Simona Liguori. L'immancabile confronto tra il professor Marco Cucchini e Nino Orlandi, la musica di Lino Straulini,
tavolino è il viaggio nelle osterie udinesi del professor Aldo Durì. Alle 21. Ora ci lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo, l'Osmer Arpa, l'appuntamento con l'informazione ritornerà alle 12. Per oggi cielo da variabile a nuvoloso con fasi di pioggia che già interessano, diciamo, la zona della bassa, alternate a zone a tempo diciamo migliore, però ci saranno appunto l'occasione per rovesci temporali a carattere sparso per tutta la giornata. Dopodiché dalla tarda serata tempo si stabilizza e da domani tempo più stabile, con cielo in genere poco nuvoloso domani lungo la costa, variabile per quanto riguarda le zone interne, forse con maggior nuvolosità sulla zona delle Prealpi. Le temperature massime di oggi saranno intorno ai 22 gradi su pianura e costa e intorno ai 18-19 gradi per quanto riguarda Tolmezzo. Per domani temperature in leggero aumento, si porteranno verso i 25 gradi in pianura, 22-23 sulla costa dove avremo 20 di brezza. Sabato ancora tempo sostanzialmente stabile come nella giornata di domani, però con magari ancora un po' di nuvolosità sulle zone più interne, tempo in genere probabilmente migliore sulla costa, però non avremo piogge. Piogge che potrebbero tornare dalla notte a cavallo tra sabato e domenica, ma di questo magari ne parliamo nei prossimi appuntamenti.